Buongiorno ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video dove ho deciso di truccarmi con voi. Allora, è precisamente dal 7 dicembre che non registro questo video e devo dire che iniziava a mancarmi, visto che oggi è sabato, siamo sabato nel primo pomeriggio, tra poco io e Simone dobbiamo uscire, ho deciso appunto di tenervi un po' di compagnia. Quindi io comincerei subito. Allora, ho appena lavato i capelli, mi tolgo gli occhiali e mi metto le mitiche loro fide compagne di Get Ready With Me. Allora, le classiche mollette anni 90, top. Allora, comincerei subito, allora partirei dal Instant Anti-Age in tonalità 2 nude, sempre il solito correttore perché come vedete ho le occhiaie molto pronunciate, ve le faccio vedere anche, oddio, al sole vengono annullate, diciamo senza sole ho delle occhiaie molto pronunciate, per cui mi pare anche giusto coprirle. È andata via la spugnetta, è saltata via, per cui bisogna tenercelo così. Però prima del correttore di solito vado a mettermi un burro cacao. Il burro cacao che vado a mettere oggi ve lo voglio far vedere perché mi sto trovando molto bene e niente. Il burro cacao che sto usando in questo periodo sia prima di andare a dormire ma anche durante il giorno è l'ovetto della EOS. Questo qui mi è stato mandato da Simona Viola Puro, che tra l'altro se mi sta guardando la saluto e le mando anche un bacio. Dicevo, è l'ovetto appunto della EOS, burro cacao che io non ho mai comprato, mi è stato regalato da Simona e devo dire che è molto molto buono. Lo trovo proprio molto 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 idratante. Per cui ne faccio un largo uso, anzi un uso smodato. Tanto per citare il mio canale. È molto buono in primo luogo perché è dolce, quindi se per caso vi sbagliate, vi leccate le labbra, è molto dolce, quindi ha anche un buon sapore. Profumatissimo di fragola e devo dire che ha anche una discreta azione riparatrice, per cui mi piace molto. Andiamo avanti e procediamo appunto con il correttore. Allora, come state? È da tantissimo, come dicevo prima, che non giro questo video dal 7 dicembre, quindi siamo 7 gennaio, 7 febbraio. Siamo quasi 7 marzo, quasi, e sì, quasi, diciamo che siamo a fine febbraio, quindi diciamo quasi 3 mesi e devo dire che iniziava a mancarmi, ma tra una cosa e l'altra ho voluto dare la priorità ad altri video, ecco, per cui oggi siamo qui. Ma è anche meglio così, così abbiamo anche più cose da raccontarci, no? Più cose di cui parlare, che ne dite? Cioè, più te il tempo passato. Cioè, più è passato del tempo e più abbiamo degli argomenti da affrontare. Perché la ragione per cui io faccio questi video, ma penso anche i grandi YouTuber fanno questi video un po' per fare un life update, quindi diciamo un racconto di quello che è successo nella loro vita fino ad adesso. Allora, abbiamo trascorso le vacanze di Natale, abbiamo trascorso San Valentino. È passato Sanremo. Insomma, sono successe un sacco di cose in questi 3 mesi. E quindi da che argomento vogliamo cominciare? Allora, c'è stato il Natale, quindi regali di Natale, solite cose, solite scene a cui si assiste appunto allo scambio dei regali, quindi proprio a Natale. E volevo parlarvi di una questione in particolare. Allora, non ho ancora spalmato il correttore, l'ho lasciato così com'era, lo lascio un po' a sé stare. Quindi vado a delineare le sopracciglia che ho fatto qualche giorno fa e le vado a delineare con la matita questa qui della Benecost Dark Brown, che non vedo l'ora di finirla perché in realtà temo sia, scusate, questo è lo specchio, che è un po' stridulo. Non vedo l'ora di finire questa matita perché trovo sia un po' scura, devo dire mi fa delle sopracciglia scurissime, adesso che ho i capelli leggermente più chiari, anzi in realtà al sole li ho abbastanza più chiari di prima e mi fa le sopracciglia troppo scure, comunque non importa. Andiamo avanti, quindi stavo dicendo che a Natale si assiste sempre a delle scene di scambi di regali di Natale. E ci sono sempre delle scene raccapriccianti, o meglio, io assisto sempre a delle scene raccapriccianti, mi spiego meglio. Assisto sempre a delle scene in cui magari vengono regalate delle cose riciclate e
E che dire, e tutte le volte che assisto a queste scene mi ripeto dentro di me che saper fare un regalo è un'arte, secondo me. Siete d'accordo? Ma mi voglio spiegare meglio, nel senso che io apprezzo in particolar modo quelle persone che quando ti fanno un regalo, è un regalo pensato apposta per te. Non mi piacciono quelle persone che fanno i regali non pensando a chi li vanno a fare, ma regalano cose a caso. È capitato a tutti noi di avere delle persone a cui fare dei regali e io penso che se tu proprio vuoi fare un regalo ma non hai voglia di spremerti le meningi per pensare appunto che cosa possa piacere alla persona, secondo me i regali migliori, se uno non ha voglia proprio di mettersi lì a pensare, sono i classici cioccolatini. Io ne ho ricevuti diversi nella mia vita. E devo dire che è sempre stato un regalo molto molto apprezzato il cioccolatino o comunque qualcosa da mangiare, che siano biscotti, dolciumi e cose varie, piuttosto che un regalo fatto proprio alla cazzo, che magari voi vedete che è riciclato, brutto. Perché quest'anno ho assistito veramente a una scena in particolare, una sola, abbastanza raccapricciante, in cui si vedeva proprio lontano un miglio in cui che il regalo è stato riciclato e tra l'altro ne mancava anche un pezzo all'interno di questo regalo, cioè è stata regalata una cosa. Innanzitutto si vedeva che era vecchia, che apparteneva proprio a un'altra epoca, e poi ne mancava proprio un pezzo. Non vi sto a dire chi l'ha regalato a chi, perché sono comunque altri. Cioè, non è quello il fulcro del discorso. Il fulcro del discorso è che fare regali, secondo me, è un'arte. Io tutte le volte. Allora, partiamo dal presupposto che a me piace di più fare i regali che riceverli. E quindi proprio andare in giro a cercare il regalo per Simone, il regalo per mia zia, il regalo per un amico piuttosto che per un'amica è una cosa che mi dà più piacere piuttosto che ricevere io il regalo, perché è proprio una cosa che mi piace. Andare per i negozi, ma soprattutto studiare una persona e capire che cosa gli piace e che cosa no. Quindi, è per questo che io credo che fare i regali abbia bisogno di una certa attenzione. Perché tu, insomma, vuol dire proprio che ti ci sei impegnato, a capire che cosa piace alla persona. Non so se mi sono spiegata. Oggi c'ho un po' di dislessia, portami via, però non importa. E intanto vado a spalmarmi il correttore che a una certa si sarà pure assestato. Ok. Quindi abbiamo affrontato il tema dei regali. Voi che cosa ne pensate della questione dei regali? Io, se proprio devo fare il regalo a una persona e non ho voglia di sbattermi e non so che cosa fare a quella persona, vado sul sicuro, compro una bella scatola di cioccolatini, ma bella, cioè dei cioccolatini seri, non cioccolatini delle balle, e regalo quella. Perché secondo me con le cose da mangiare non si sbaglia mai. Quindi io dico che piuttosto a volte, piuttosto di riciclare un regalo, si può anche spendere un pochino meno e comprare una buona scatola di cioccolatini, dei biscotti, dei pasticcini, delle paste secche, come le volete chiamare, piuttosto che fare figure di cacca e dare cose riciclate, brutte, come la morte, ma che poi si vede lontano un miglio che sono riciclate, quindi è ancora più brutto. Ok, una volta sistemato, diciamo, il correttore, una volta spalmato il correttore, vado ad utilizzare il mio solito fondotinta, questo qui, l'Essentiel di Guerlain. E ne metto una bella pusciata e basta, perché direi che una pusciata è sufficiente. Quindi, questo è il mio pensiero circa i regali. Devo dire che io ho ricevuto dei bellissimi regali, non mi posso assolutamente lamentare. La scena che vi stavo descrivendo prima non riguarda me. Però, comunque, in passato sicuramente è successo a tutti di noi che abbiamo ricevuto dei regali proprio discutibili. Comunque. Boh, alla fine quello che volevo dirvi ve l'ho detto. Andiamo avanti. Poi, andando avanti, che cosa c'è stata? Vabbè, c'è stata l'Epifania, poi nel mese di gennaio, ma niente, in realtà io e Simone non è che abbiamo fatto queste grandissime uscite. Anzi, nell'ultimo periodo io e Simone le uniche uscite che abbiamo fatto, vabbè, a parte andare a trovare mia nonna, mio padre, tutti i vari parenti. Quella è una cosa che facciamo sempre, a parte uscire con i nostri amici Sara e Davide e altri nostri amici, Enea, Alessia, eccetera, eccetera, ci stiamo focalizzando, abbiamo focalizzato la nostra attenzione nella ricerca di una casa ed è veramente un compito arduo perché
Ne abbiamo già viste tantissime e non ce n'è una che si addice alle nostre esigenze. C'è sempre qualcosa che non va nelle case che vediamo. Magari sono belle ma manca l'ascensore, magari sono al sesto piano appunto e manca l'ascensore, magari sono della metratura giusta, però le stanze sono organizzate in una certa maniera, insomma. È veramente un compito arduo. Io non ho mai appunto cercato casa perché ho sempre vissuto a casa con mia mamma, quando ero giovane con i miei genitori, poi con mia mamma e poi niente, sono venuta qui a vivere con Simone. Adesso noi siamo in affitto, però appunto stiamo cercando casa perché ce ne vogliamo andare da qui. Ma non è un compito facile, assolutamente. Ne abbiamo viste veramente tante e non è un compito facile. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Poi è anche vero che siamo un po' limitati nella ricerca perché io ho manifestato il desiderio appunto di stare in questa zona di Torino e quindi diventa un po' più ardua la ricerca, nel senso che essendo limitati a una sola zona, la ricerca è ardua. Ma sapete, io dal 2013 che mi sono trasferita qui, mi sono ambientata, mi piace la zona, c'ho di fronte mia zia, c'ho una persona, delle persone che abitano vicino a me, ho dei negozi, dei punti di riferimento. Adesso di nuovo andarmene, fare di nuovo nuove amicizie, trovare nuovi punti di riferimento è una roba che a me non mi va, perché mi piace questa zona. E quindi, essendo limitati a questa zona, non è facile. Comunque. E quindi il nostro tempo lo stiamo dedicando, le nostre energie solo a questo. Altre uscite che abbiamo fatto, siamo andati al cinema a vedere diverse cose. Allora, mi sono messa il fondotinta, adesso vado a opacizzare appunto con la cipria matte invisibile, questa qua di Bottega Verde che ha un buco enorme, ma tanto l'ho già ricomprata, per cui non ci sono problemi, anche dovesse finire, ne ho già un'altra di scorta. Stavo dicendo che siamo andati diverse volte al cinema a vedere diversi film. Allora, siamo andati a vedere durante i primi giorni dell'anno, quindi a gennaio, abbiamo visto Frozen 2, ma questo ve l'avevo già detto in un video, nel video quello là dei film. Abbiamo visto Frozen 2, Il segreto di Arendelle, molto molto bello. A me è piaciuto tantissimo, poi ovviamente io mi sono commossa, ma vabbè, questo che ve lo dico a fare. Se non mi commuovo io quando vado al cinema è difficile proprio, vuol dire proprio che il film non è per me, invece io mi commuovo sempre. Comunque, molto molto bello, vi stavo dicendo Il segreto di Arendelle. Secondo Simone è un po' troppo cantato, lui non è proprio un amante dei film Disney solo per il motivo che alcuni sono troppo cantati. In effetti Frozen 2 è abbastanza cantato, però vabbè. Abbiamo chiuso un occhio da questo punto di vista. Poi, dopo Frozen 2, che cos'è che siamo andati a vedere? Ah, siamo andati a vedere Pinocchio, quello lì di Matteo Garrone. Ho opacizzato, quindi direi basta cipria. E adesso vorrei fare un trucco molto molto semplice, perché in realtà l'uscita di questa sera non è niente di particolarmente impegnativo, per cui non ho voglia di fare cose pazze. Vi avevo promesso un Get Ready With Me in cui utilizzavo la palette, quella lì di Douglas, quella fatta a cupola, però non è questo il giorno perché quella palette l'ho prestata a una mia amica e quindi non ce l'ho io in questo momento a casa. Provo a fare un trucco tutto sommato semplice, un trucco che ho fatto diverse volte ultimamente. Non qui sul canale, ma comunque per uscire fuori e vediamo se riesco. Se riesco, se lo gradite. Allora, comincerei da questo ombretto. Questo qui è un ombretto in polvere libera di Alva. L'avevo comprato, acquistato qualche tempo fa, non mi ricordo neanche quando. Come si chiama? Oh mamma, come si chiama quell'altro sito? Non mi viene in mente, ho un lapsus. Boh, Ecoverde, ok. L'avevo acquistato su Ecoverde un bel po' di tempo fa, quindi è un ombretto, diciamo, eco bio, se siete interessati all'inci. Io no, ma non importa. La tonalità è 02.1 Cool Silk ed è un bellissimo azzurrino perlato anni 90 top. Quindi lo vado a prendere. Ne esce un quintale. Questo è il tipico ombretto in polvere libera da 2,5 grammi che non lo finirò mai, mai. Quindi ne vado a prendere una catarrata, lo appoggio nella mano e poi vado a spalmarmelo qui proprio alla base della palpebra. Ecco, sì, alla base della palpebra. Ma che cazzo sto dicendo? Vabbè.
Si vede che da un po' di tempo che non registro questo video, eh? Si vede. Diciamo nella prima parte. Ok, sì, più o meno. Volevo enfatizzare solo un po' di più l'azzurro. È un azzurro chiaro, un po' perlatino. No, adesso lo vedete, che cavolo. Poi dopo tolgo il parasole, vediamo se lo vedete ancora un po' di più. Cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, siamo andati a vedere appunto Pinocchio di Matteo Garrone, che è il Pinocchio in cui Roberto Benigni fa Geppetto piuttosto che Pinocchio. Allora, un attimo che prendo un fazzoletto, non volevo stoppare, per cui aspettate. Ho preso solo un fazzoletto. Sì, quindi abbiamo visto quel Pinocchio lì. Boh, allora. Voi l'avete visto? In primo luogo ditemi se l'avete visto. In secondo luogo vi dico quella che è la mia opinione. Allora, mi è piaciuto abbastanza, però attenzione, attenzione, io devo essere l'unico essere umano in questo mondo che ha preferito il Pinocchio, quello del 2002, in cui Benigni era regista e lui stesso faceva Pinocchio. Mi era piaciuto di più sia a livello di attori, che anche a livello di recitazione proprio. Sì, devo dire che ho preferito quello lì. E notare che quello lì, quel Pinocchio lì del 2002, quello dove Benigni è il regista, pare che sia stato un flop. Pare. Non mi sembra che abbia incassato, insomma, molto di più di quello che ha speso Benigni nel girarlo, ecco. Ok. Sono uniformi, no, uniformi, sono simmetrici? Non lo so. Io ho sempre questo problema con la simmetria, non lo so. Boh, vabbè. Comunque, a me quello lì era piaciuto molto. Mi era piaciuto molto sia Benigni nei panni di Pinocchio, mi era piaciuto tantissimo Kim Rossi Stewart nei panni di Lucignolo, mentre invece qui sia Pinocchio che Lucignolo sono bambini che recitano bravissimi, ma ho preferito appunto il Pinocchio di Benigni. Quando glielo ho detto a mio padre, mi ha detto: "Mamma mia, cioè quel film lì è stato un flop, tu sei l'unica che lo apprezza." Ebbene sì. Comunque, il Pinocchio di Matteo Garrone alla fine non si discosta molto dal Pinocchio di Benigni. Alla fine, le ambientazioni, la storia di Pinocchio è quella ed è proprio fedele. Non ci sono novità, non c'è niente. Tra l'altro, un'altra cosa che mi era piaciuta tantissimo del film di Benigni erano il gatto e la volpe interpretati dai Fichidindia. Sapete quel duo di comici di cui uno, tra l'altro, ha avuto poi un problema e non si è più ripreso. Non so se ha avuto un ictus o un incidente, non mi ricordo più. Comunque, i Fichidindia erano due comici di Zelig, uno si chiama Max Cavallari e uno Bruno Arena. Bruno Arena mi sembra che ha avuto un malore da cui non si è più ripreso, infatti hanno smesso di fare i comici insieme. E lì, nel film di Benigni c'erano loro che facevano il gatto e la volpe e facevano ridere, mentre invece qui il gatto e la volpe li fanno Ceccherini, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. No, non mi sono piaciuti proprio perché il personaggio del gatto di Rocco Papaleo non dice praticamente niente se non ripetere assolutamente le frasi che dice la volpe, quindi Ceccherini. No, non mi ha emozionato, comunque sono contenta di averlo visto, ecco. Altro film invece che abbiamo visto, un altro direi flop. Allora, una volta messo l'azzurro, passo di palo in frasca come se non ci fosse domani, una volta messo l'azzurro vado con una matita Bordeaux, che è questa qui della Essence Long Lasting, acquistata all'OVS un anno fa. La tonalità è Berry Fantastic numero 29 ed è una matita automatica che ho pagato 1,20 euro, 2 euro, veramente poco, e l'avevo presa sia Bordeaux che rosa. Questa qui Bordeaux la sto utilizzando veramente tanto, infatti secondo me non ce n'è tantissima. La uso molto spesso. Che faccio con questa qui? Vado praticamente a sporcare l'angolo esterno della palpebra superiore, di modo che poi col pennello lo vado a sfumare e lo porto un po' verso di qua, verso l'azzurro. Questo a parole, vediamo se a fatti riesco a farlo. Cos'è che volevo dire quindi? Ah, un altro film che invece abbiamo visto al cinema e che ci è sembrato un po' un flop è il film Doolittle. Un film che ha come protagonista l'attore Robert Downey Jr.
che è uno degli attori preferiti di Simone, che notoriamente, ormai lo sanno anche le piastrelle, è un fan sfegatato di Iron Man, quindi parliamo di Avengers. Simone, amando molto Robert Downey Jr., era curioso di vedere appunto questo film Doolittle. Sapete che il Dottor Doolittle era un film uscito nei primi anni 2000 con protagonista Eddie Murphy, che interpretava appunto il ruolo di un veterinario che era in grado appunto di parlare con gli animali. Mentre invece qui, in questo nuovo Doolittle, questo Doolittle è ambientato, mi sembra, nel 1800, si rifà, allora diciamo che Doolittle, la storia è proprio un romanzo. Quindi la versione di Eddie Murphy era una rivisitazione, mentre invece questo Doolittle, quello che è uscito a gennaio, è più fedele ai romanzi. Ecco, ero lì che volevo arrivare, ce l'ho fatta, quasi. Ecco. Quindi a me e a Simone non ci è piaciuto per diverse motivazioni. La prima motivazione riguarda me: l'ho trovato un film veramente lento. Primo. Seconda cosa, io al cinema non mi addormento mai, con Doolittle mi sono proprio impiombata, passata la metà del film, passato l'intervallo, mi sono proprio addormentata, ma proprio alla grandissima, quindi questo vuol dire proprio che il film non mi ha preso. L'ho trovato appunto, come dicevo prima, molto molto lento. Vado a mettere la matita Bordeaux anche sotto, nella palpebra, nella rima esterna inferiore. Che palpebra. Quindi l'ho trovato di una lentezza incredibile e non sono riuscita ad apprezzarlo proprio perché l'ho trovato lentissimo. Simone, devo dire che è stato più bravo di me, nel senso che ha resistito senza addormentarsi, ma anche lui ha detto assolutamente no, non ci siamo. Sono quei film molto molto lenti, proprio. Vado a fare la stessa cosa nell'occhio destro, eh? Ogni tanto mi perdo, nell'affrontare 50 discorsi mi perdo nel dirvi i passaggi. Ecco, si è rotta anche la mina, fanculo. Questo video conterrà parolacce, cazzo. Appunto. Vabbè, niente, oggi va così, perdonate. E quindi niente, è un film piuttosto lento, non ci è piaciuto. Altri film che abbiamo intenzione di andare a vedere, volevamo andare a vedere Harley Quinn, il ritorno di Harley Quinn. Harley Quinn è una, diciamo un villain dell'universo fumettistico e cinematografico della DC Comics. Quindi diciamo la... come si dice? Sì, non c'è, in sto video proprio non so parlare. Diciamo la casa fumettistica rivale, tra virgolette, della Marvel e la DC. Volevamo andare a vedere Harley Quinn, appunto, il ritorno di Harley Quinn e le Birds of Prey, non mi ricordo bene il titolo, ma non siamo riusciti. Cioè il giorno in cui dovevamo andare hanno smesso di proiettarlo, quindi niente. Quindi non abbiamo visto Harley Quinn. Voi l'avete visto? Se l'avete visto, per favore fatemi sapere com'è. Io vorrei vederlo, quindi farò in modo di vederlo in qualche maniera. Sono riuscita a farli più o meno simmetrici? Non mi pare, però ci provo lo stesso. Siamo andati a vedere un altro film, quindi il giorno che dovevamo andare a vedere appunto Harley Quinn siamo andati a vedere Sonic, che è praticamente un film, quante volte ho detto praticamente in questo video? 8000. È la trasposizione cinematografica di un personaggio creato dalla Sega, che era un videogioco, mi sembra, non un videogioco, era una tipo la PlayStation, mi sembra. Non mi ricordo, la Sega so che era negli anni 90. E ha creato appunto questo gioco di nome Sonic, questo personaggio di nome Sonic. E quindi siamo andati a vedere questo film.
dove c'è appunto il ritorno di Jim Carrey, l'attore, nei panni appunto dell'antagonista, diciamo del cattivo in questo film. Mi è piaciuto moltissimo, ecco, vedete? Tipico film, magari che uno dice, vabbè, è un film per bambini. No, non è un film per bambini perché a me Simone è piaciuto veramente molto. Un film godibile, un'oretta e mezza passata piacevolmente. Quindi, se per caso avete dei bambini, ma anche se non avete dei bambini e vi piace questo personaggio, Sonic, vi consigliamo io e Simone di andare a vedere questo film al cinema, perché è molto bello. E c'è appunto il ritorno di Jim Carrey, se vi potesse interessare. Mi piace molto il personaggio, l'attore. L'attore maschile protagonista insieme appunto a Sonic. Molto bello. Quindi abbiamo finito di parlare di cinema. Non so se ve l'ho mai detto, ma ormai penso di sì. Se seguite i miei video sapete che io e Simone siamo grandi appassionati di cinema, per cui quando possiamo andiamo al cinema. Bene, il trucco occhi sarebbe pronto, anche se in realtà sento di dover sfumare un po' questo azzurro. E quindi vado col dito, tac. Perché se no rimane troppo. Vado precisamente con l'anulare sinistro e l'anulare destro. Ok, boh, che dite? Niente, questo è un trucco che ho fatto diverse volte e mi ha dato grandi soddisfazioni. Poi magari qui su. Una volta. Trasposto su YouTube viene una schifezza, non lo so, fatemelo sapere, io cerco di stare lontana da sti stracazzo di raggi solari, forse se mi mettevo di qua era meglio, forse. Vabbè, mettiamo questo qua. Quindi niente, procederei appunto con la base. Altro argomento di cui vi volevo parlare era in realtà Sanremo. Io non sono una fan di Sanremo, quindi non è che lo guardo ogni anno, ma devo dire che quest'anno non mi è piaciuto per niente. L'altro anno l'avevo seguito e appena avevo sentito la canzone di Mahmood, cioè la canzone che ha vinto lo scorso anno, ho detto questa deve vincere, mi piace da matti. Invece quest'anno l'ho trovato, a parte tutte le cappelle iniziali di Sanremo, quindi le cazzate, maschiliste che ha detto Amadeus nella conferenza stampa. Oppure, insomma, già era iniziato male, secondo me. Già dalle cappelle che aveva detto Amadeus, quelle frasi sessiste in cui diceva alla Valletta che lei è una bella ragazza, ma sa stare un passo indietro. Tutte queste cose, Madonna, brutte. Bah. Quindi già era partito male lì. E poi comunque è stato proprio un Sanremo che non mi è piaciuto, non mi ha coinvolto per niente, non c'era una canzone che mi sia piaciuta. L'unica serata che mi è un po' piaciuta di Sanremo, devo dirvi la verità, è la serata del giovedì in cui gli artisti appunto portano, cioè suonano le cover di vecchie canzoni, ecco. Ah, non vi ho detto con che cosa ho fatto la base. Vedete che questo video qui è un video che io devo girare molto spesso perché sennò io perdo i passaggi. Sto usando la Pebble Powder, questa qui di Wacom, che è praticamente quasi finita, vedete? L'ho scavata perché utilizzo praticamente sempre questa, la voglio terminare, ancora sto praticamente, mannaggia a me, la voglio terminare, quindi la sto utilizzando il più possibile. Quindi me ne metto un po' qui negli zigomi, vado ad alzarla un po' su, vado ad alzare un po' lo zigomo, qui sulla punta del nasino, sul mentino e sulla frontina. Sembro Flanders dei Simpson che parla con i diminutivi. Vabbè, comunque stavo dicendo di Sanremo che non mi è piaciuto per niente, non mi sono piaciute le canzoni, non mi è piaciuta una mazza, se non appunto la serata del giovedì che gli artisti ripropongono appunto delle cover di canzoni che hanno partecipato ai vecchi Sanremo. Quello mi è piaciuto. Poi tutta la cosa che è venuta fuori di Morgan mi ha fatto scassare dalle risate, quello però è stato al venerdì, se non sbaglio, vero? Dicevo appunto Morgan e Bugo mi hanno fatto scassare dalle risate perché io li ho visti proprio in diretta, che secondo me era tutto combinato e niente, direi che la base è pronta, il trucco occhi è fatto, direi che mi metterò il mascara. Come mascara utilizzo Exception Eyes, questo qui di Douglas che ho messo nel video dei flop perché è un mascara che non mi fa impazzire, lo trovo molto secco, poco lavorabile. E non mi piace, insomma. Comunque,
Dovrò pur finirlo, no? E quindi me lo vado a mettere. Bon, quindi Sanremo è stata abbastanza una palla, incredibile. Poi, a parte Sanremo, mi sono già macchiata. A parte Sanremo, altre cose. Aspettate che ci penso, perché ho diverse cose da. Talmente tante cose da dirvi che poi. Beh, raccontatemi voi qualcosa. Se vi va. Praticamente stiamo vivendo. Ah, beh, del tempo non vi ho ancora parlato. In effetti penso che la cosa del tempo accomuni un po' tutti, nel fatto che fa praticamente caldo, cioè siamo a fine febbraio e sembra di stare, che ne so, a aprile inoltrato. Fa caldo, vi dico che ieri mattina, per esempio, sono andata a farmi una bella pa passeggiata visto che avevo la mattinata libera. Su no, avevo la giornata libera ieri. Ho detto, boh, prendo e vado a farmi una bella camminata, così mi fa anche bene al fisico, ma soprattutto alla mente. Sono andata a farmi una camminata e sono andata con i miei soliti strati, quindi maglietta di cotone, maglia termica, maglia di lana e giacca. Stavo crepando di caldo, sono salita qui a casa. Al ritorno, tipo verso l'una e mezza, che dovevo appunto pranzare, ero tutta sudata. Forse perché io cammino abbastanza veloce. Quando sono in forma, quando faccio le passeggiate, cammino abbastanza veloce, quindi un passo sostenuto. Non so se per quello o per il fatto appunto che c'è questo clima che fa praticamente caldo. Ok, boh, direi che qua il mascara può andare. Vi dicevo che sto mascara non mi fa impazzire. Poi tutte le volte che faccio così per andare a prendere il prodotto, lo faccio uscire, parte sempre qualche pezzo nero per terra. La giornata di ieri è stata bella perché ho dedicato la mattina a farmi una bella passeggiata. Quindi diciamo l'ho dedicato al mio cervello e al mio corpo, mentre invece il pomeriggio ho fatto tutti i lavori di casa, di modo che poi appunto oggi sabato saremmo potuti uscire in tranquillità. Questa mattina ho portato alle mie clienti dell'Avon i ordini, i loro prodotti che mi avevano appunto ordinato. Poi siamo venuti qui, ci siamo mangiati una cosa, io e Simone. Oggi abbiamo mangiato più che altro sia carboidrati che proteine, ma più proteine perché stasera mangeremo un bel po' di carboidrati. Poi è venuta mia zia che è appena arrivata dal lavoro e mi ha chiesto di vedere il nuovo catalogo Avon che voleva comprarsi un rossetto che aveva comprato tempo fa. Mia zia ama i rossetti arancioni e per cui in questo momento ha finito il rossetto della linea Perfectly Matte di Avon in tonalità Absolute Coral, che è proprio un arancione. Si è innamorata di quel rossetto, me l'ha voluto riordinare, in più sempre della stessa linea Perfectly Matte ne ha preso un altro, che si chiama Hibiscus Blossom, non so se lo conoscete. Ok, boh, direi basta perché più passo e più si secca. Bom, va bene così. Che ne pensate? A voi piace l'effetto di questo mascara? A me no, ma non importa, già ve l'avevo detto. Ok. Poi altri acquisti? No, non ho fatto altri acquisti, quindi vedete che non ho più fatto video haul. Che non ho più fatto acquisti. Ci mancherebbe, con tutti gli acquisti che ho fatto prima, tra Zalando, profumi, cosmetici, scorte varie, ci mancava che compravo altro. Sto cercando di comprare il meno possibile, nel senso, compro quando mi serve proprio qualcosa o quando vedo proprio qualcosa di irresistibile. Però devo risparmiare, appunto, devo risparmiare perché è una cosa buona risparmiare, cioè i raggi del sole che mi arrivano in faccia, come sempre. Ok, direi che il trucco, mi stava per cadere il parasole, direi che il trucco, Madonna che casino, è abbastanza finito, ho sempre i raggi solari in faccia, ma adesso vedrò di spostare tutta questo po' di roba e mettere la GoPro più in qua. Io l'ho sempre detto che i miei Get Ready With Me sono discutibili. Ok, forse si dovrebbe vedere qualcosa in questo trucco, non lo so, io lo vedo abbastanza bene. Voi che dite? Mi metto il rossetto perché direi che il trucco è finito. Allora, metto il rossetto. Che rossetto vado a mettermi? Ah,
Mi metto questa tinta labbra di Douglas, sempre trovata anche questa come il mascara all'interno del calendario dell'avvento che ho aperto a ottobre con voi. E me la vado a mettere appunto perché volevo farvela vedere. Mi sembra che qualcuno di voi mi aveva chiesto di vederla. Allora, prima cosa vado a farmi il contorno labbra con la matita trasparente, questa qui di Bottega Verde, perché domenica scorsa ho messo un rossetto. Che rossetto ho messo domenica? Ah, domenica scorsa, ecco un'altra cosa che dovevo dirvi. Ho messo un rossetto Bordeaux, in realtà non è un rossetto, ma era un mix tra matita e rossetto Bordeaux, e l'ho tenuto per un sacco di tempo. Domenica scorsa sono andata io con i miei parenti al ristorante. Ogni 2 o 3 mesi andiamo in un ristorante qui che fa specialità alla piemontese. Sebbene io non ami la cucina piemontese, mangio altro. Siamo andati lì e ho tenuto il rossetto, praticamente tutto il pasto, e poi l'ho tenuto anche dopo. Una certa Simone mi guarda e mi dice: "Guarda che è tutto il rossetto che va all'insù". Praticamente non avevo messo questa matita qui e avevo tutto il rossetto che andava su per le rughette, quelle delle labbra. Quindi mi devo ricordare di mettere quella matita lì trasparente. Tutto questo per dire quello. Vedete? Quindi vado a mettermi questo rossetto qui, Ultimate Matte di Douglas in tonalità Elena di Troia, bellissimo, numero 5. Togliamo il burro cacao e mettiamo questo. Mi piace abbastanza l'applicatore e me lo vado a mettere. Allora, questo rossetto qui è simile, non so se mi seguite appunto da tempo, è simile al rossetto che ho io di Avon, quello che si chiama Vibrant Melon, il colore è quello. Non so se l'ho messo bene. Vediamo ancora. Ok. Che ne dite? Il trucco dovrebbe essere finito. Adesso cerchiamo di togliere il parasole, tutte queste cagate qua. Ok, togliamo anche le mollette. I pochi capelli scuotiamoli un po'. E ok, quindi questo dovrebbe essere il trucco pronto, fatto e finito. Se io non avessi i raggi solari in faccia sarebbe meglio, vero? Non so proprio cosa fare con sto sole. Ok, forse ora non dovrei avere dei raggi solari in faccia. Che ne pensate? A me il trucco, devo dire, piace molto. Il rossetto, devo dire che avrei scelto una tonalità o un nude o una tonalità un po' più, anzi un po' meno evidente, però volevo farvelo vedere. È molto simile al Vibrant Melon di Avon, forse il Vibrant Melon di Avon è ancora più chiaro. E, boh, niente, che ne dite? Vi piace? A me piace. Non so, il guaio della GoPro è che non fa vedere bene la base. Devo prendermi proprio un parasole. La base, perché ho messo veramente tantissima terra. Chissà se mi alzo in piedi se lo vedete. Bah, non lo so. Fatemi sapere se il trucco vi piace. Fatemi sapere se vi ho annoiato con tutte le cose che vi ho raccontato. In realtà alla fine non avevo molto da raccontare, però niente, spero di non avervi annoiato. Se per caso vi ho tediato, vi ho annoiato, perdonatemi. Come sapete, era dal 7 dicembre che non registravo questi video e quando riprendo in mano la GoPro dopo un po' di tempo che non registro video, in realtà è difficile, cioè mi devo di nuovo riabituare. Quindi, niente. Spero che mi raccontiate un po' della vostra vita, quindi il vostro life update, e noi ci vediamo un prossimo video. Io tra poco esco, ma prima di uscire credo di avere il tempo di registrare un altro video. Quindi ci vediamo. Un abbraccio e un bacio, a presto. Ciao!